Volete conoscere un segreto? Allora venite al Disney House of Mouse! Chi è che bussa qui all'House of Mouse? Benvenuto nell'House of Mouse! Se vuoi la banda suona anche Strauss! Quanta musica nell'House of Mouse! Su, vieni con noi, un ballo e poi tu non te ne andrai dalla House of Mouse! C'è l'unica musica che vuoi tu, è mitica, caotica, non smetterà più. Porta quella tua energia, è un mondo di gioia e di magia. La banda sta cominciando a suonare, entra su, tu non puoi mancare. Ehi bambolina, vuoi ballare? Dai, prova a seguirmi se ce la fai. C'è tanta musica nell'House of Mouse, su, entra con noi nella House of Mouse. E ora il topo che è un vero affare, Topolino! Salve gente, ho sentito che i sette nani sono arrivati in ritardo stasera. Hanno chiuso le chiavi nel furgone e ci hanno messo un'ora per far uscire Cucciolo. Per sapere che combinano i personaggi dei cartoni, ecco un po' di chiacchiere da Main Street. Chiacchiere da Main Street, sì! Sono la mucca Clarabella che vi racconta le storie della città dei cartoni. Oggi ho un piatto davvero succulento. Come prima cosa, le orecchie premono per avere notizie sui due topi più famosi della città. Le fonti rivelano che Topolino e Minnie sono fidanzati. Cosa? Ma questo lo sanno tutti. E poi ci risulta che un certo pennuto irascibile si arrabbia alla prima penna fuori posto. Già, Paolino Paperino ha un carattere terribile. Non sembra molto aggiornata. Oh, beh, che ne dite di questa? Si dice in giro che un certo cane un po' matto sia stato dichiarato un imbranato incurabile. Pippo è un maldestro di prima categoria. Per dinghe rindina, non lo sapevo. Lascia perdere. Le tue notizie sono più vecchie di Rafiki. Più vecchie di Rafiki? Volendo altre grandi notizie. Cosa? Che Biancaneve è la più bella del reame? Aia. Io non volevo dirvelo, ma credo di non avere altra scelta con voi. Nella busta che ho qui in mano c'è il più grande segreto che questa città abbia mai sentito. Segreto che riguarda una certa cosa e un certo posto e una certa persona. Ma non ve lo dirò adesso, lo farò soltanto alla fine dello spettacolo. Oh, specchio delle mie brame, il segreto di Clarabella riguarda le mie piume. Tu cerchi una risposta e una risposta ti darei, ma io non c'entro nulla e mi faccio i fatti miei. Ecco un segreto che condivideremo, questo è un cartone top secret. Vai, Orazio! Ehi, tu, lì, che ti stai stirando le mutande? No! O che stai cucinando? O lavando i piatti? Hai mai la sensazione che qualcuno ti stia osservando? Oh, io spero di no! E che mi dici del tuo vicino di là dalla strada? Hai mai pensato che potrebbe essere in procinto di farti fuori? Che cosa devo fare? Conoscere le sue mosse per studiare le contromosse. Ordina subito il kit super segreto da spia della Ajax. Sì, signore, anche tu potrai diventare una spia. Voglio un completo da spia, servizio espresso! Il mio kit super segreto da spia! Salve, cittadino paranoico. Io sono programmato per insegnarti tutto ciò che occorre sapere per diventare una spia. E ora, piazzami esattamente dietro l'orecchio. Riesci a sentirmi? Forte e chiaro! Soprattutto forte! Prima di cominciare, devi indossare il tuo abito da spia. Dovrebbe andarti a pennello. Thank you.
a pennello. Lezione numero 1, difesa personale. Nella tasca davanti troverai quello che sembra una penna. Ora che hai preso confidenza con la penna laser, sei pronto per la lezione numero 2. Le cimici. Le cimici nel telefono! Che scherzo stupido! Le cimici nel telefono! Lezione numero 3. L'infiltrazione. Infiltrazione completata. Ora apri la valigetta segreta da spia. Ups, dimenticato. Lezione numero 4. Aggirarsi furtivamente. Una spia deve sapersi muovere senza fare il minimo rumore. Eccellente! Nessuno sospetterà mai della tua presenza. Lezione numero 5. Scassinare una serratura. Servirsi della preporta segreto della spia. Oh, io ho una carta di credito. Fare scivolare la carta di credito nella fessura della porta. $75? Lezione numero 6, il travestimento. Presto, premere il dispositivo automatico dell'orologio da polso. Sanno già tutto di me! Devono essere anni che mi stanno spiando! Oh, caspita, Nina, si avvicinano di soppiatto verso di me! Lezione numero 7, difesa personale plus. Nell'eventualità che qualcuno si stia avvicinando di soppiatto, prendi l'ombrello caricato a gas dalla tasca sulla coscia sinistra. Ho detto la tasca sinistra! Aprire l'ombrello per rilasciare una nube di gas che metterà chiunque al tappeto. Lezione numero 8. Per acchiappare il vostro uomo, aspettate che abbia aperto quel ridicolo ombrello e si sia autogassato. Quindi posizionatevi in fondo alle scale e aspettate con pazienza. Ottimo lavoro! E questo conclude il nostro corso su come acchiappare un uomo. Clarabella, ho bisogno di parlarti. Sai quel grande segreto che stai per raccontare? Beh, riguarda me, non è vero? Riguarda te, dici? Lo sapevo! Vedi, io voglio che le mie orecchie siano sempre belle tonde in tutte le riprese. È per questo che le faccio inamidare ogni settimana. Davvero? Oh, Clarabella, so che il grande segreto riguarda me, ma io ti posso spiegare. Puoi farlo? Mi devi aver visto al cinema con Mortimer. Tu dici, cara? Ma non ero uscita davvero con lui, è che volevo allontanarlo da Topolino per fargli preparare lo spettacolo in pace. Lui non capirebbe mai, ma tu capisci, vero? Beh... Oh, tu sei per metà oca? Riunione di famiglia delle oche! Tu sei più oca che papero, dovresti chiamarti Paolino o Carino! Qui parleremo al sicuro. Il mio segreto non riguarda le orecchie di Topolino o quella mezza oca di Paperino. Un momento, sai già tutte queste cose? Certo, sarò anche un pippo, ma non uno sciocco.
Il mio vero segreto è... Sì? Che in realtà io sono molto maldestro. Aspetta! Posso provartelo! È vero! Ho conosciuto un paio di persone che sanno cacciare come Gaston. Non sono mai in ritardo e non ho mai un appuntamento. Sono un impostore. Io ho tanta paura del buio. Ecco, l'ho detto. Questo credo di non poterlo dire. Ah, che giornata, che giornata! Aspettate di sentire il grande segreto! Ah, già, io non vedo l'ora! Non dimenticate, gente! Tra qualche minuto vi svelerò il più grande segreto del mondo! Quindi non andate via! Sta tranquilla, Clarabella! Qui nessuno se lo vuole perdere! Ah, proprio come nessuno si vuol perdere il prossimo cartone! San Valentino! Chissà se Paperino farà qualcosa di speciale. Santo cielo! Sei stato colpito dalla freccia di Cupido? Oh, è per me, grazie! Questo buono dà diritto alla signorina Paperina di ordinare a Paolino Paperino qualsiasi cosa lei voglia il giorno di San Valentino. Tu? Tu sei il mio regalo! Sono io! Oh, Paperino, farai qualunque cosa ti chiederò? Qualunque cosa! Lo so quello che voglio! Io voglio che tu mi... faccia un muro di mattoni! Sì! Un grande muro di mattoni per la mia privacy! La mia vicina Clara Clark mi scopre sempre quando le sbircio dentro casa! È una tale impicciona! No! Me lo metterai su il prossimo anno! Oggi voglio un muro di mattoni! Paperino, avevi detto qualunque cosa! Ora torniamo ai vanitosi e i piagnucoloni! Ma Giglia! Cosa succede? Oh, Orchid! Sono tutta sola il giorno di San Valentino! Giglia! Perché rimanere a casa a piangere? Devi uscire e andare a trovarti un uomo grande e forte! Allora, che ne dici di Dimitri? Sai... è così forte! È così bello! Oh, sì! Credo che tu abbia ragione! È così aggraziato! Flemmatico! Sembra che niente lo possa scalfire! Sì, credo proprio che sia... l'uomo perfetto! Facendo? Avanti! Thank you.
Paperino! È quello che sto pensando? Aspetta, senti che posso spiegarla! Risparmiami! Prometti di amare Paperino per sempre e di tenere le mani lontano dai mattoni? Co-co-co-co-co. Bene, allora da questo momento io vi dichiaro... Fermi! Oh, Paperino, ti ho allontanato costringendoti a lavorare su quell'orribile muro. Per forza sei andato da un'altra. Oh, farei qualunque cosa per farmi perdonare. Qualunque. Già, grandioso. Oh, Paperino! Sì? Vado pure, chiudetto! Ehi, Minnie, ti ho visto parlare con Clarabella prima e non le avrai detto di... Vero? Oh no! Non le ho detto delle tue orecchie come non le ho detto di essere andata al cinema con Mortimer! Ops! Forza, sputa il segreto, pomposo accessorio da bagno! Oh! Questo impedirà Clarabella di raccontare il mio segreto! Ciao Minnie! Sto andando a raccontare il grande segreto! Non sarò io a fermarti! Ehi Clarabella! Questo fusto è per te! Orazio Cavezza! Così non racconterà la mia storia. Oh, la mia sigla tocca a me. Ed ora, la più grande chiacchierona della città dei cartoni è tornata a raccontare il grande segreto. Un segreto così grande e così segreto che c'è il rischio che qualcuno non possa mai più lavorare in questa città. Beh, il grande segreto è... il grande segreto è che io mi dimetto dalle chiacchiere di Main Street! Questa non me l'aspettavo! Già, proprio così! Il motivo è che non ci sono più segreti interessanti, neanche uno da nessuna parte! E quindi la persona che non lavorerà più in questa città sono io! Ma ci piaceva ascoltare i tuoi pettegolezzi?
Oh, bene, perché ho così tante storie che ho deciso di scrivere un libro per raccontarle tutte. Oh! Grazie ad essere stati con noi. Le dicerie non erano un granché, ma niente nuove, buone nuove. Ah, ho ragione, Clarabella? Sì, Topolino. Certo che le tue orecchie sono proprio inamidate. Oh, volevo dire belle tonde. Già. Senti, Mike, perché non ci porti fuori di qui, Le chiacchiere non stop del Topo Club sono state fornite da... Le storie dei cartoni della mucca Clarabella! 1001 notizie ghiotte di cui parlare! Scoprite la fissazione di Topolino di avere le orecchie perfettamente tonde! Oh, oh, che ci fa Minnie al cinema con Mortimer? E leggete del famoso paperino che potrebbe essere più oca che papero! Gustatevi tutto il piatto con le storie dei cartoni della mucca Clarabella! Pure chiacchiere senza fondamento! Ci vediamo molto presto! E ricordate, la parola d'ordine è... Musica nell'House of Mouse, su entra con noi nella House of Mouse.